schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video di aggiornamento per quanto riguarda il glitch dei soldi da fare da solo. Per fare questo glitch abbiamo bisogno di un blazer acqua, un veicolo speciale, oppure possiamo farlo o con l'oppressor o con la deluxe, con l'unico inconveniente che dovremo buggarci ogni volta. Poi abbiamo bisogno di un'attività gialla o viola in mappa, quindi a questo punto ci dirigiamo verso il nostro appartamento, quindi dovremmo averne due, e abbiamo il colpo Domus Dei. Questo potete buggarvi dove volete ragazzi, anche nei cartelloni pubblicitari delle vendite delle case, però non sempre si bugga. E quando vedete là il popolamento della sala, insomma, come avete visto 2D4, 3D4, entrate, poi premete cerchio e correte velocemente verso l'attività gialla o rosa che avete più vicino, insomma. Questa è la data in cui ho girato il video, ragazzi. Come sapete io faccio sempre vedere la data per confermare che comunque il glitch funziona. Quindi una volta che vi siete buggati e avete il blazer acqua a fianco, andate allo Santo Scasto. Ma allora ragazzi, se non vi compare il veicolo che state usando per fare il glitch, se non vi compare a fianco, riavviate l'applicazione. Può succedere alcune volte che non compaia, è successo anche a me, ho riavviato l'applicazione, è tornato tutto normale ragazzi, quindi non vi state lì a preoccupare, a dire pacciato, non pacciato, cazzate varie, perché il glitch funziona ancora, io lo sto facendo. E quindi andiamo avanti con il video. Quindi entrate nello Santo Scasso, ma non fate nulla, riparate se dovete riparare, se non dovete riparare non fate nulla ragazzi, e uscite. Io qui mi ero confuso, ero convinto che avevo ancora l'Arcadius, sono andato in culo al mondo, invece avevo il Maze Bank Ovest, che l'ho cambiato proprio per far vedere a quelle persone che non sanno come portare fuori l'auto dall'ufficio come si fa, insomma. Quindi a questo punto andiamo verso il nostro ufficio, in questo caso il Maze Bank Ovest, ma funziona in tutti gli uffici questa cosa, non è che per forza Maze Bank Ovest o Arcadius è quello dove l'auto spawna automaticamente in strada senza necessità di fare nulla. In questi qui invece, in alcuni, c'è la necessità di avviare un colpo di tessera. Quindi a questo punto saliamo in auto, premiamo la freccia destra per avviarci nell'officina. Una volta nell'officina faremo un cambio targa, un semplice cambio targa. Mi raccomando ragazzi, targhe personalizzate, per chi non le avesse vi lascerò nella scheda in alto a destra del video un video dove poter fare targhe non personalizzate, insomma. Quindi a questo punto scendete dall'auto, risalite sull'auto, premete freccia destra e ritornerete automaticamente in garage. Quindi nella scheda vi lascerò un video per duplicare nella clubhouse, un video per duplicare con targa pulita, e questo qui ragazzi, che altro vi devo lasciare, cioè ci sono già parecchi video sul canale, basterà che andate a ritroso sul canale e vedete video riguardanti questo glitch, che comunque sono sempre gli stessi, li porto in continuazione, ma non per fare vibe, ma per aggiornarvi, perché mi sono rotto il cazzo di star sentire gente che dice pacciato pacciato, non so più come spiegarvelo, quindi mo metterò i sottotitoli prossimamente. Quindi a questo punto avviate il colpo di lestere ragazzi, una volta che avete avviato il colpo di lestere lo annullate con cerchio, scendete in strada e vi ritroverete l'auto la potete mettere in qualunque garage, non necessariamente alla Maze Bank la potete mettere in qualunque garage a patto che sia pieno,
magari di LGRH8 da sacrificare. Mi raccomando, deve essere pieno, perché altrimenti il gioco si buggerà, rimanete in schermata nera infinita oppure con la cinematica infinita e dovrete riavviare il gioco. Non ho nient'altro da aggiungere, spero di essere stato abbastanza chiaro. Continuate ad approfittare di questo glitch. Questa è la data in cui ho finito, l'ora più che altro, in cui ho finito di girare il video, anche se è andato un po' in velocità. Detto questo, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti. No mercy.